benissimo. Niente ragazzi, rieccoci qua, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video con Roby. Oggi rifacciamo un giro con le due Ferrari F8 e SF90, come avrete visto nell'ultimo video. E però oggi sicuramente riusciremo a fare qualcosa di più perché l'asfalto è asciutto e le temperature sono a nostro favore, anche se non è verissimo perché fa freddo. Però penso che oggi, a differenza dell'altra volta che era bagnato, qualcosa di più si riuscirà a fare. Si vede anche dalla luna. No, infatti è il colore che si vede dal satellite proprio. Comunque non abbiamo filmato perché Fra non c'era, quindi è colpa di Fra, che è dietro la telecamera. E ieri sera abbiamo fatto un giro con l'SF90 e ragazzi, io una cosa del genere penso di non averla mai provata. Un'accelerazione così forte non penso di averla mai provata in assoluto. Se voi andate sul mio Instagram, nelle storie in evidenza, dove c'è scritto 2021, vedrete l'accelerazione da 0 a 147 km/h. E poi io ho dovuto... Cut! Partiamo in modalità elettrica o... Che sentite ovviamente non siamo noi, perché noi partiamo con molta umiltà. Tutti sti dang 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 dang. Adesso qua suona tutto. Sembra che chiami qualcuno. Bene. Niente, non. Oggi alle cuscì. Adesso alziamo la macchina, vedi tastino anche questo touch. Qua. E sollevatore anteriore. Segnale GPS perso. No! No, che il problema delle Ferrari è che. Quando vai, non ti accorgi, sei sempre in riserva. È incredibile. Incredibile. Oggi, a differenza dell'ultimo video che avete visto, ragazzi, sul mio canale, secondo me riesco a parlarvi un po' di più di questa macchina, perché fondamentalmente ieri ho fatto circa un centinaio di chilometri e la macchina adesso ha 257 chilometri, quindi ragazzi, nuova ed è ancora in rodaggio. Perché comunque un po' di rodaggio va sempre fatto. Anche se comunque in fabbrica fanno dei giri per provarle un po' e tutto quanto, che tutto sia perfetto. Però comunque il rodaggio va sempre fatto, soprattutto anche i freni e tutto quanto. Ma vi devo dire che, come vi ho detto prima, io qualcosa di simile a questo livello di prestazione non ho mai guidato. È veramente, veramente un'auto fuori di testa. L'unica cosa che non capisco è la trazione 4 ruote motrici, che nonostante sia 4 ruote motrici, ovviamente 1000 cavalli, quindi abbiamo una cavalleria abbastanza alta, anzi senza l'abbastanza, pattina. Cioè questo vi fa capire, quanto scarica, in che modo violento scarica questi cavalli. E la cosa bellissima che mi diverte un sacco è guidare quest'auto fino a 160 km/h completamente in elettrico. Uno spasso bellissimo. In autostrada puoi fare un viaggio veramente di 200-300 km completamente in elettrico, anche se non so se l'autonomia, però ad esempio quando freni si ricarica, vedi, charge. Ad esempio io freno, fa charge, quindi si ricarica. Non freno troppo perché se pinzo quello dietro non ha gli stessi freni nostri. Cos'è, una Toyota? Ci salta in groppa. È rossa anche lei, ma ci salta dentro. Ci salta addosso. E un'altra cosa, guidavo ragazzi ieri l'F8 e c'era Roby che stava guidando l'SF90. A un certo punto abbiamo fatto un'accelerazione abbastanza brutale, lui frena e io con l'F8 non riuscivo, cioè ho rischiato di... perché l'F8 non frena come questa. Questa quando schiacci il freno ci lasci i denti sul volante.
Mancanza di carburante, devi andare in elettrico dal benzinaio. Tra l'altro 21 chilometri, dice 21 chilometri. Non è tantissimo. Bli. Bli. Sto cominciando a capirci qualcosa. Ah, guarda qua. Sì. 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 Smettere adesso una, eh. Ah, mamma mia. L'odore della benzina, già da quando andavo sui kart da piccolo, mi fa impazzire. Ho malato malissimo. No, adesso mi metto un po' dietro l'orecchio, ma champagne, porta fortuna. E tutti scriveranno, ragazzi, ci vuole la 180 anni. Ma se non c'è la 180 anni, che famo? Non famo benzina? Mettiamone poca, prima mettiamo la 180 anni dopo. Mettiamo un po' di benzina perché siamo stirati di benzina. Siamo a zero. Siamo a zero. Dobbiamo fare il cherosene, Roby. Cherosene come gli aerei, senti, un aereo facciamo cherosene. Grazie. Va come un jet privato, se pare. Concorde cos'era? 7 ore? 8 ore? No, meno. Concorde metteva 3 ore per arrivare da Londra a New York perché chiudeva la borsa di Londra, doveva andare più veloce del fuso orario per arrivare a New York prima che apriva Wall Street, già con le informazioni di Londra. Pazzesco. Quando non esisteva internet. La troppa. Abbiamo fatto una roba, si è piegata la macchina così, l'elettronica ci ha messo dritti. Ma non sta dritta sta macchina, dai, impressionante. Assistenza elettronica 10 lode, eh. Qua è un po' più spartana. Spartana, per Roby è già vecchia questa, ce l'ha da 6 mesi. F8 tributo Ferrari, che voglio dire, non è l'ultimo modello anche quella, però per lui è già vecchia, numero uno, dice che è già quasi da rottamare. Sì, qua abbiamo biciclette, autobus, siamo a Milano, piano, giustamente, e tutto di più. Abbiamo anche la 73. Mezzo. Per fare la pubblicità vedi della Ford Hybrid. Anche lì. Libri del futuro. Aspetta un attimo. Non si può. Tra l'altro ieri ti sei passato una scena fra... Cosa? Che quando l'SF va comunque anche a velocità normali, quindi 60-70 km all'ora, ha una fiamma blu continua che gli esce dallo scarico. Continuamente. Quando le valvole aperte, si aprono le valvole, ha costantemente la fiamma blu che esce. Anche molto piano, non c'è bisogno di andare forte. Tra l'altro ragazzi, molti di voi non sono iscritti al mio canale YouTube. Quindi ricordatevi sempre che se volete vedere i video e vi piacciono questi video, campanella in alto, iscrivetevi al canale. Wow! Non sta dritta, ma neanche quella. Prima quando ha accelerato, meno male, era così, raga. Giuro, così era. No, vabbè, l'elettronica, cosa ha fatto l'elettronica di nuovo? Cioè, pazienza, storta. Siamo tornati sull'SF.
Era un po' chi c'è? Quindi abbiamo messo la gomma più sottile e l'altra era troppo alta. E ho paura che anche con questa, secondo me. Comunque, questa è la macchina del futuro, eh. Cioè, mai vista. Spettacolo. Spettacolo. Freni. Roba. Guarda come la tua faccia. Guarda la dimensione del. SVJ 488 pista, SF90, Huracan. E non ci siamo messi d'accordo, eh. È il viola del 30° anniversario questo. Guarda gli interni, il battitacco con la scritta illuminata. E siccome il proprietario c'ha anche la Diablo della stessa configurazione, l'interno è blu, non so se si vede, è blu con le cuciture marroni e al toro, con le cuciture dorate, col toro poggia a testa. Il colore è il viola 30, è uno spettacolo. Manca la tua, eh. No, e quando dici che in un giorno hai le tue due macchine preferite attuali, ci sono. Ora l'SF90 con l'SVJ. Uno ad uno fast, allora 488 pista, 720 cavalli, Aventador SVJ, vernice 30, si chiama così, 900 esemplari, 770 cavalli, Huracan LP582, perché due ruote motrici, 580 cavalli, Ferrari SF90, 1000 cavalli, Ferrari F8 tributo, 720 cavalli. Guardate che line up, ragazzi, guardate che line up. E non è verniciatura 30, però match, match. Rumorosi, noi andiamo via in silenzio. Abbiamo cambiato modalità qua, sto scoprendo ogni secondo cose nuove, mamma mia. Oh.
solo ridere sta macchina, no, non c'è verso. Comunque, con le gomme invernali sta macchina qua è cambiata tantissimo. Non è una cosa impressionante. Ecco. Eccoli, toli, toli. Ti galento qui subito, guardali. Oh, venia in sacca, gente, stiamo qui, oh, a mesua. Ale, è inutile questa macchina qui. Te 1000 cavalli, te vai in centro. Guarda chi che obelin che sei in centro, guarda un po'. Siamo fermi. Niente da fa. Niente, fermi. A zero, a lua, lì. Nel traffico. Metterò la traduzione sotto. Ma semplice, venia. Perché... Dai, su! E non c'è nessuno davanti, eh! Il bello è quello lì! Biciclette, biciclette! Ma dove vai, biciclette! Sarà bella la bici! Ma se devi in vacanza qua! Sono stanco, ragazzi! Non prendermi per pazzo! Pazzo per Gesù! Quanti gradi ci sono? 5. Dove si legge? Che non lo so. Eccoli. 5. Stamattina siamo a 4. Ma è sera, perché c'è un grado in più? Non lo so. Vabbè. Perché la macchina è calda. Ah, già. Ragazzi, il bello di quando facciamo i video con Fra, che non sappiamo... Li facciamo a volte a caso, tipo questo vlog. Sappiamo come iniziano, non sappiamo come finiscono. A volte sono divertenti, a volte un po' meno. Però spero che questi contenuti vi piacciano. Numereremo i vlog uno per uno. E quando non ci saranno dei video realmente indirizzati su qualcosa o una giornata, per esempio, che abbiamo qualcosa da fare, faremo dei vlog delle giornate così. E non ci siamo neanche messi d'accordo con i ragazzi che sono arrivati con la SVJ e la pista. Quindi vedete che a volte giornata automobili diventa un mini raduno. Comunque, ragazzi, come sempre vi ringrazio per i bellissimi commenti che ho letto anche nei video precedenti. Stiamo andando forte, questo è grazie a voi, e come al solito, ragazzi, vi saluto, e se vi è piaciuto il video ovviamente un like, ricordatevi di seguirmi sui social che vi lascio in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.